La ragazza che la scorsa estate fece perdere le proprie tracce torna a sparire. Maria manca da casa da domenica mattina e la mamma si rivolge alle forze dell'ordine e ai cittadini per ritrovarla. Un progetto da 35 milioni di euro per la città ed il suo porto, firmato questa mattina alla presenza del ministro del MIT Salvini, un protocollo d'intesa tra comune e autorità portuale. Giustizia sociale, lavoro e politiche energetiche sostenibili sono i tre punti toccati dalla candidata alla segreteria nazionale della PD Elly Schlein, ospite ieri sera della compagnia portuale di Civitavecchia. Dopo mesi senza una mocca in regime pubblico convenzionato su tutto il territorio della ASL Roma 4, l'azienda sanitaria si dota dello strumento, si trova alla Dispoli e sono aperte le agende. È in programma domenica prossima il rientro in campo di Manuel Vittorini, il capocannoniere del Girone A, ha superato le fascite plantare ed è pronto a guidare l'attacco del Civitavecchia contro il quarto municipio. Buonasera dal nostro telegiornale. Come detto, apriamo con la cronaca. La domenica mattina è scomparsa da Civitavecchia Maria Elena Radu, ragazza di 14 anni. A darne notizie è stata la mamma, che, allarmata dal fatto che la figlia non facesse rientro a casa, ha denunciato il fatto alle forze dell'ordine. Maria, come spiega la mamma, potrebbe trovarsi a Roma, probabilmente in zona Termini e forse in compagnia di un ragazzo. Chiunque la vedesse, chiunque avesse notizie, può avvertire le forze dell'ordine oppure contattare la stessa mamma al numero 328-931-3339. Si tratta della stessa ragazza che aveva fatto perdere le proprie tracce la scorsa estate dopo il concerto di Achille Lauro, fuggendo assieme ad un'amica e a due ragazzi che avevano conosciuto durante la serata. Due giorni dopo, le due giovanissime erano state ritrovate a Sezze, proprio nell'abitazione di uno dei due giovani. Cambiamo argomento: l'intervento in comune per la firma del protocollo d'intesa tra comune e autorità portuale e una visita in capitaneria di porto. È questa in estrema sintesi la mattinata trascorsa a Civitavecchia dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini. Il leader della Lega ha partecipato alla sottoscrizione dell'accordo tra il sindaco Ernesto Tedesco ed il presidente dell'autorità di sistema portuale Pino Musolino e per il ministero il direttore della direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali Maria Teresa Di Matteo, per un progetto da 35 milioni di euro che utilizza fondi MIT per le infrastrutture ad alto rendimento. Si tratta di un piano per la realizzazione di una piattaforma logistica portuale destinata allo sviluppo del trasporto di prodotti alimentari che sorgerà nell'area cosiddetta Fiumaretta e per la costruzione di un asse viario per migliorare i collegamenti con il porto e per la riqualificazione dell'ex cementificio Italcementi, dismesso ormai da anni, che in questo modo verrà restituito alla cittadinanza. Davanti ad una Lopucci gremita, Salvini ha parlato di questo progetto come volano per Civitavecchia. Sentiamo. Questi 35 milioni, ha ragione il Presidente dell'Autorità Portuale, penso che possano essere un grande volano che porti qualche altro fondo, qualche altro investitore esterno a dire a Civitavecchia si può. Se lo dicono lo fanno, quindi conto che questi denari pubblici siano solo l'inizio di un investimento di denari privati che possano portare Civitavecchia a godere come comunità, come studenti, come pensionati, come insegnanti, come commercianti, dei numeri eccezionali, perché sai, io cittadino residente a Civitavecchia con i miei problemi e le mie tasse, sì, è bello sapere che sono la seconda portualità turistica d'Europa, però se non ricade sul mio territorio, io penso che reinventare, recuperare queste aree dismesse da tempo siano una grande opportunità per Civitavecchia. Vedere tanta gente un mercoledì mattina vuol dire che siamo sulla strada giusta, quindi inverto l'ordine dei fattori, non dovete essere voi a ringraziare un ministro che fa semplicemente il suo lavoro, sono io che ringrazio la comunità di Civitavecchia perché ha portato al Ministero un progetto che strameritava di essere finanziato. Quindi siete stati voi a essere bravi, coerenti, costanti. E mi auguro che il modello Civitavecchia possa essere esportato anche in altre situazioni. Se porti una scuola, se porti un negozio, se porti una luce, se recuperi migliaia di metri quadrati di aree dismesse che possono potenzialmente essere oggetto di occupazione o di bivacco, ci porti giovani, ci porti entusiasmo, ci porti business, lavoro e ricchezza, fai una grande operazione di messa in sicurezza del territorio. Quindi sono ben contento di essere uscito dal Ministero questa mattina e ci ritorno assolutamente rinfrancato adesso quando torno a Roma,
Grazie, buon lavoro e viva Civitavecchia per contato più di mezzo di noi. Ad entrare nel dettaglio del progetto che coinvolge la città ed il suo porto sono stati rispettivamente il sindaco Ernesto Redesco ed il presidente dell'autorità portuale Pino Musolino. Attraverso la visione di slide e foto sono stati mostrati gli interventi previsti a Fiumaretta al centro di un ampliamento del porto, i talcementi la cui area sarà completamente riqualificata con un parco e della nuova infrastruttura stradale che collegherà l'autostrada al porto. Sentiamo. È un progetto storico perché in questa città, come sapete tutti, ci sono delle aree dismesse, due in particolare, ci sono quelle di Fiumaretta e quella di Talcementi. Sono due aree che avevano una vocazione industriale, che poi è venuta meno nel tempo. Ed oggi sono due aree che sono messe lì in una maniera un po' particolare, perché non vengono di fatto utilizzate, soprattutto i Talcementi, ministro, perché è un'area di 17 ettari che ormai da tempo è dismessa, ovviamente lì si svolgeva un'attività, un edificio, si svolgeva attività industriale ed è al centro della nostra città. Abbiamo pensato, abbiamo ritenuto, trovando la condivisione dell'autorità di sistema, che evidentemente vede in Fiumaretta un punto di riferimento logistico di grande importanza, non fosse altro per lo stretto congiungimento con l'area portuale, abbiamo ritenuto di raggiungere questo tipo di accordo con il benestare e soprattutto con l'aiuto economico, non dimentichiamo, di questo ringrazio ancora il Ministro, per far sì che l'autorità di sistema possa utilizzare, cioè ricevere da noi la proprietà di Fiumaretta e quindi gestire nell'ambito di Fiumaretta quelle che sono le attività logistiche, che poi magari avrà modo lui di specificare. E noi attraverso l'azione del corrispettivo della vendita di una lettera acquisire i talcementi. In tutto questo si inserisce questo finanziamento di 35 milioni che sarà utilizzato anche per un'altra importante opera, e cioè la realizzazione di un'arteria che consentirà, questo chiaramente per un utilizzo specifico del porto, quindi per agevolare sia il porto nella ricezione della mobilità, sia la città, per evitare che il passaggio tante volte costituisce un problema nell'ambito della nostra stessa città, di coloro i quali accedono al porto, la realizzazione di un'arteria che sostanzialmente partirà da via Terme di Traiano e arriverà direttamente al porto. Per convertire 70.000 metri quadri e far diventare un'area ad alta vocazione logistica sull'agribusiness, ci torno tra un secondo, permette al comune di acquisire i talcementi e fare un lavoro di riqualificazione urbana e ciliegina sulla torta, perché poi, come sapete, il porto si espande, parte il traffico, la gente si arrabbia e diventa un problema del porto, e fare anche la bretella stradale che permette di decongestionare il traffico urbano e di dedicare appunto una viabilità specifica alla parte commerciale senza andare a pesare sulla qualità della vita. E sono 35 milioni, ma in prospettiva come effetto moltiplicatore stiamo parlando di forse il triplo, forse il quadruplo, ma come valore aggiunto probabilmente di più, perché poi alla fine quello che cerchiamo di fare, non sempre le ciambelle riescono col buco, però l'impegno lo abbiamo messo al massimo in questi due anni, è quello di creare occasioni per creare investimenti e per creare posti di lavoro. Crediamo di aver preso la strada giusta con questa operazione, appunto, che è di riqualificazione urbana, di trasformazione, di vocazione dei nostri traffici, di valorizzazione di alcuni aspetti che già presentiamo ma che possono diventare migliori, con la possibilità, perché poi insomma l'appetito del mangiando, ma che apre un circolo virtuoso per portare a trarre altri investimenti. E questa mattina, dopo aver firmato l'accordo in comune, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha fatto visita alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia, sede di direzione marittima, dove è stato ricevuto dal direttore marittimo del Lazio, contrammiraglio Filippo Marini. Significativa la rituale dedica al ministro sul libro d'onore, dove ha espresso parole di ringraziamento e apprezzamento per il lavoro svolto dal personale della Guardia Costiera del Lazio. Conto di meritarmi coi fatti la vostra stima, ha scritto Salvini, grazie di tutto ciò che fate, siete preziosi e unici. La visita è proseguita con un'assemblea di tutti i militari e di impiegati civili della sede, nel corso della quale il ministro ha voluto incontrare e conoscere personalmente le donne e gli uomini in forza al comando laziale.
un nuovo Partito Democratico dopo questo congresso costituente, una nuova connessione sentimentale con l'elettorato della sinistra e virtuose politiche energetiche di prossimità. Sono questi i temi principali trattati dalla candidata Elly Schlein alla segreteria nazionale del PD ieri sera durante l'iniziativa congressuale organizzata in compagnia portuale. Sentiamo. È una candidatura allora importante, Elly Schlein. Allora, com'è questo viaggio promozionale? È un viaggio bellissimo perché è a contatto con le persone vere, ad affrontare le nostre speranze per il futuro, anche le nostre preoccupazioni, le nostre paure per la situazione in cui versa il paese dal punto di vista economico. Le famiglie, il lavoro, le imprese, le società stanno soffrendo, soprattutto lavoratrici e lavoratori. E quindi è un bel viaggio attraverso quello che ci serve per riuscire ad aumentare la giustizia sociale di questo paese, a migliorare le condizioni materiali delle persone e del lavoro e a ritrovare anche un equilibrio con il pianeta. E so che questa città sta dando tanto, ha dato tanto in termini di riflessione di come si tengono insieme queste cose, quindi una proiezione di futuro per riequilibrarci dal punto di vista dell'impatto che abbiamo sul nostro pianeta, sul nostro ambiente, ma anche riuscire attraverso una conversione ecologica a creare lavoro di qualità e buona impresa. È una grande frontiera a cui Civitavecchia, nella sua esperienza, ma anche questa bella realtà della compagnia portuale, non si è sottratta, anzi riflette nel modo migliore, in comunità, cioè riuscendo a mettere insieme le intelligenze, le energie migliori e tenendo insieme lavoratrici e lavoratori, perché anche dalla loro partecipazione deriva una maggiore qualità dell'impresa e del lavoro. Lei si sofferma soprattutto conoscendo le varie realtà nei vari comuni? Sì, perché deve essere un viaggio di questo tipo. Noi l'abbiamo detto dall'inizio, io mi sono candidata alla segreteria del Partito Democratico per riuscire a ritrovare un contatto con le persone, con i territori. Troppo spesso i partiti e le loro organizzazioni sono stati sentite distanti in qualche modo dai problemi veri delle persone, quindi noi capovolgiamo questo paradigma, partiamo dall'ascolto dei territori e delle comunità, impareremo cose importanti per ricostruire un'identità chiara del nuovo Partito Democratico, un'identità che, come dicevo, cambia anche un gruppo dirigente, rinnova un gruppo dirigente e ritrova su una visione del futuro la credibilità per ritessere i fili dell'ascolto con chi non si è più sentito rappresentato. Siamo qui per questo. Allora, in questo cammino incontra difficoltà, l'accoglienza com'è? Calda? Ecco, la sostengono? L'accoglienza è sempre calda e soprattutto c'è una bellissima partecipazione e tanto entusiasmo. È quello che ci serve, pure in un momento difficile, non nascondiamocelo. E ricostruire a partire proprio dalle relazioni, dalle iscritte e gli iscritti, i militanti che ci mettono tanta passione e determinazione e meritano di essere ascoltati di più. Quindi è questo l'approccio con cui ci stiamo ponendo. E in ogni luogo in cui andiamo c'è una specie di ricongiungimento familiare tra una parte di militanti storici del partito che hanno voglia di riscatto, una parte di persone che invece si erano allontanate, magari deluse da qualche scelta fatta in questi anni, e invece oggi si sta riaffacciando e si reiscrive. E poi c'è una terza parte che è per la prima volta che si affaccia a dei luoghi di partito, a dei luoghi di partecipazione politica, e si stanno intrecciando queste storie, esattamente quello che vogliamo fare, ricreare questo ponte per liberare le energie migliori del Partito Democratico e anche riconnetterle con quelle che invece sono rimaste un po' più fuori. Il cosiddetto tracciato verde non può più essere considerato un'alternativa possibile del progetto di completamento della tratta Monte Romano Est-Civitavecchia. Lo dichiarano le associazioni LIPO, WWF, Italia Nostra e GRIG con riferimento al provvedimento di compatibilità ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con cui si dà il via al primo stralcio del completamento della superstrada Orte-Civitavecchia. Il provvedimento ha giudicato positivamente il cosiddetto tracciato viola, che aveva già ottenuto la compatibilità ambientale con il decreto VIA del 2004. Questo conferma che le nostre azioni legali con il tracciato verde erano pienamente motivate, dichiarano le associazioni. Il tracciato avrebbe provocato danni all'ambiente e alle aziende agricole e turistiche della Valle del Mignone, che rientra nella bellissima ZPS Comprensorio Tolfetano Cerite Manziate. Lieto fine per la vicenda della MOC. Dopo il guasto occorso all'unica strumentazione presente sul territorio della ASL Roma 4, era diventato impossibile effettuare l'esame di screening in regime pubblico o convenzionato su tutto il territorio dell'azienda sanitaria. Da ieri però sono aperte le agende per la nuova MOC, che sarà installata al poliambulatorio di Ladispoli, in attesa delle altre due apparecchiature inserite dalla ASL nel documento di programmazione degli acquisti per gli strumenti diagnostici 2023, uno dei quali dovrà essere installata al San Paolo di Civitavecchia. Il servizio si è conclusa con un lieto fine la vicenda della MOC.
Da ieri sono state aperte le agende e quindi le prenotazioni per effettuare l'esame della densità minerale ossea dello scheletro al poliambulatorio di Ladispoli, dove prima della fine dell'anno era stata installata una delle tre apparecchiature che la ASL Roma 4 aveva inserito nel documento di programmazione degli acquisti per gli strumenti diagnostici 2023, richiedendo peraltro per una di loro di anticipare la fornitura dopo che la questione è emersa qualche mese fa dopo le lamentele di alcuni cittadini. Come si ricorderà, si era registrata la rottura del macchinario per la mineralogia ossea computerizzata dell'unica struttura di Civitavecchia convenzionata con l'azienda sanitaria. Questa ulteriore defezione, sommata al fatto che la ASL Roma 4 aveva da tempo dismesso le proprie apparecchiature per un guasto e poi perché ormai obsolete, aveva portato ad una situazione paradossale. Nei quattro distretti dell'azienda sanitaria non era possibile effettuare l'esame se non a pagamento. Un disservizio, soprattutto per chi aveva l'esenzione ed era costretto a spendere circa 100 euro oppure avventurarsi in un viaggio verso uno degli ospedali romani dotati della MOC, spesso in condizioni fisiche deficitarie. Come detto, la vicenda ha avuto un lieto fine. Da ieri, chiamando il CUP, il numero regionale grazie al quale si possono prenotare visite e screening, è possibile fissare un appuntamento per eseguire il test al poliambulatorio di Ladispoli. Non solo. Per chi viene da Civitavecchia, una volta svolto l'esame, sarà possibile avere il risultato in formato digitale, scaricandolo direttamente tramite una piattaforma online, oppure si potrà ritirare in formato cartaceo direttamente all'ospedale San Paolo. In attesa che anche le altre due MOC acquistate arrivino e vengano a loro volta installate, una delle quali proprio al San Paolo di Civitavecchia. Nei giorni scorsi i funzionari dell'ufficio delle dogane hanno effettuato un rilevante sequestro amministrativo. A finire nell'occhio dell'ADM sono stati dei prodotti per la preparazione della pizza per un quantitativo di oltre 8 tonnellate ed un valore di oltre 150.000 euro. I particolari nel servizio. Un sequestro davvero particolare quello effettuato nei giorni scorsi dall'Agenzia delle Dogane al porto di Civitavecchia. Nell'ambito delle attività ordinarie di indagine inerenti al contrasto di illeciti di natura extratributaria sulla merce in importazione, i funzionari dell'ufficio delle Dogane hanno effettuato un rilevante sequestro amministrativo per quantità e valore dei prodotti. In particolare, in seguito ad una verifica di routine del reparto di controllo merci, i funzionari dell'ADM hanno bloccato merci conformi dal punto di vista fiscale per qualità, quantità e valore, ma che violavano la normativa comunitaria sull'origine delle merci altrimenti destinate al mercato interno. Il reparto antifrode analisi rischi merci dell'ufficio ha sequestrato prodotti per la preparazione della pizza provenienti dalla Cina per un quantitativo di oltre 8 tonnellate e un valore di oltre 150.000 euro. La merce importata non riportava alcuna indicazione in materia di origine, ma al contrario su di essa risultava apposto un marchio italiano con conseguente violazione della legge sul Made in Italy, ovvero l'articolo 4,49 bis della legge numero 350 del 2003. Sono state rivelate fallaci indicazioni per l'uso dei marchi da parte dei titolari della merce, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che i prodotti avessero origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine. In realtà i prodotti non erano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o la provenienza estera, o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento. Quindi un altro successo per i funzionari dell'ufficio delle dogane, che solo considerando gli ultimi 14 mesi hanno sequestrato auto elettriche, olio, piante, carne, tonnellate di falsi filati. Tutto ciò a dimostrazione che il livello di guardia su questo tipo di situazione deve essere sempre massimale, anche perché, come sentiamo dire spesso negli ultimi tempi, il marchio Made in Italy deve essere tutelato per favorire la ricrescita del lavoro e dello sviluppo industriale del nostro paese. Torna dopo il successo della scorsa stagione la rassegna A Teatro in Famiglia alla Cittadella della Musica a cura di Comune e ATCL, sostenuto dal Ministero della Cultura e della Regione Lazio, con tre appuntamenti pensati per il giovane pubblico da gennaio a marzo del 2023. Si inizia il 14 gennaio alle 17.30 con la compagnia Teatro Verde in Il Gatto con gli Stivali, nella riscrittura di Roberto Marafante, regia Emanuela Latorre, con Giovanni Bussi, Andrea Calabretta, Enrico Biciocchi e le musiche originali di Marco Schiavoni. Il Gatto con gli Stivali è la favola delle apparenze.
Passiamo ad una segnalazione che ci arriva da Campo dell'Oro. Una nostra telespettatrice ci ha contattato per riferirci di aver avuto difficoltà a transitare con la propria auto al semaforo del viadotto Pertini, che collega la zona centrale a quella periferica. Quando sono passata, afferma la cittadina, ho notato che nel semaforo erano accese le due luci, quella verde e quella rossa. Mi sono fermata, ma le auto che sopraggiungevano dietro di me volevano che passassi. Ho provato a contattare il comune ed i vigili urbani, ma non ho ricevuto risposte. Come di consueto, giriamo la segnalazione agli organi competenti. Un'altra segnalazione ci arriva invece da una giovanissima studentessa. Una bambina ci ha contattato per riferirci di una particolare situazione che si sta verificando in via dell'Acquedotto Romano, a pochi passi dalla scuola elementare Rodari. Sembra di assistere ad un documentario sulle piante medicinali, dichiara la giovane, ma purtroppo si tratta dell'ingresso di una scuola che si trova a soli 300 metri dai depositi di CSP. Ogni volta che devo andare a scuola sono costretta ad attraversare questo tipo di coltivazione. E termina qui la prima parte del nostro telegiornale, torniamo tra poco con la pagina sportiva. Apriamo col calcio. Potrebbero essersi risolti i problemi fisici di Manuel Vittorini. Nell'ultimo mese l'attaccante della Civitavecchia, già autore di 21 gol nel solo girone d'andata, o non ha giocato oppure l'ha potuto fare solo a mezzo servizio. Ma ora l'ex Favl Cimini potrebbe tornare a prendersi sulle spalle il reparto offensivo nerazzurro. Ho praticamente finito il ciclo di recupero dopo il problema con la fascite plantare del piede sinistro, dichiara Manuel Vittorini. Da ieri ho iniziato ad allenarmi con il gruppo, spero di poter svolgere con tranquillità l'intera settimana di allenamenti, così da poter dare la mia disponibilità a scendere in campo già domenica per la gara sul campo del quarto municipio e magari di essere pronto dal primo minuto per il successivo incontro con la V3 Maccarese. Ok, non c'è obbligo di vincere il campionato, ma sicuramente la voglia di fare bene. Questi propositi degli Snipers Tecnoalt per il campionato di Serie B che prenderà il via sabato con la sfida casalinga contro i Mammut Roma. La squadra di Martina Cavazzi si presenterà al campionato con un volto nuovo rispetto alla Coppa Italia, grazie ai ritorni di Luca Tranquilli e Ravi Mercuri, a cui si aggiunge l'innesto dell'asso Tyler Lepore. Ascoltiamo l'intervista. Riccardo Valentini, Martina Cavazzi parte al campionato per gli Snipers Tecnoalt in Serie B con diversi ritorni. Sono stati le ultime settimane, a parte con l'arrivo che c'è stato di Lepore, e poi come detto i ritorni di Tranquilli e di Mercuri. Sono sicuramente notizie che fanno molto piacere, perché Ravi, beh, tutti lo conoscono, è nato e cresciuto qui nell'hockey Civitavecchia ed è un patrimonio della nostra società, ma io credo anche dell'hockey in generale, perché è un bravissimo ragazzo, molto bravo, cresciuto sui patti, sicuramente ci darà una grossa mano. Luca insieme al fratello Elia avevano tentato un'esperienza in Spagna, Elia ha deciso di continuare, Luca per vari motivi ha deciso di tornare, ovviamente il benvenuto. Sicuramente sono due rinforzi molto importanti per la nostra squadra, ora avremo delle rotazioni in più nelle linee per affrontare il campionato, poi quello che verrà verrà. Sicuramente adesso siamo più competitivi, credo che possiamo giocarcela con tutti. Vincere il campionato non è il nostro obiettivo, però fare bene sì. Coach, ora si va sul serio col campionato, si parte con la prima gara qui in casa contro i Mammut Roma, una squadra molto esperta. Che campionato sarà per voi? L'obiettivo è fare il meglio possibile, sempre. I punti che verranno saranno tanto di guadagnato, ma soprattutto puntiamo a far crescere i nostri giovani. Cioè l'obiettivo è quello di giocare sempre meglio. Se un giorno arriverà la Serie A sarà perché ce la siamo meritati con le nostre forze sul campo. Quello che verrà accetteremo, ma l'obiettivo è migliorarsi sempre. Coppa Italia in generale è andata molto bene. Purtroppo non abbiamo saputo sfruttare al meglio le gare contro Viareggio, ma abbiamo girato tutto il roster in ogni partita e soprattutto abbiamo fatto un po' di prove che purtroppo sono tutte da rifare, perché adesso abbiamo anche due nuovi innesti, quindi ci sarà da divertirsi. Presidente, abbiamo cambiato angolo perché c'è stata anche una bella notizia durante il periodo delle festività con un incarico importante per quanto riguarda Riccardo Valentini. Sì, è arrivata una bella notizia per me, ma credo per tutto il movimento Civitavecchiese, cioè sul finire del 2022 la federazione, per la quale ringrazio il presidente Sabatino Racu e il responsabile del settore tecnico Gianluca Tomasello, mi hanno conferito l'incarico di responsabile organizzativo del campionato nazionale femminile.
quindi in pratica dovrò supervisionare e decidere le sorti del campionato femminile e dare la mia opinione per quanto riguarda le nazionali azzurre. Una notizia che mi riempie d'orgoglio, ovviamente, perché è sintomo di quanto il lavoro che si sta facendo a Civitavecchia viene apprezzato non solo qua da Civitavecchiese e dintorni, ma anche da in tutta Italia. D'altronde quella che abbiamo qui dietro era la Coppa del campione italiano vinto solamente pochi mesi fa. A Civitavecchia stiamo facendo un gran bel lavoro sul movimento femminile, perché grazie al pattinaggio riusciamo a portare a questa disciplina tante giocatrici piccolette, le cresciamo con passione, dedizione e amore, così come facciamo con tutti i nostri atleti, e stiamo sfornando diverse giocatrici anche per la nazionale. Questo bel lavoro tut court sta venendo notato e mi è stata data questa responsabilità. Ancora calcio, c'è molta Civitavecchia nelle convocazioni per il primo raduno stagionale della rappresentativa regionale LND Under 16 in questi giorni al centro sportivo della Borghesiana. Saranno presenti 16 calciatori provenienti da tutto il Lazio. Uno dei due ragazzi della nostra città è Francesco Midio, portiere molto promettente classe 2007 della Civitavecchia, che ha giocato con Roma, Fiorentina, DLF e Urbe Tevere. Poi c'è un altro 15enne, Daniele Fanali, civitavecchiese in forza all'Urbe Tevere dopo l'esperienza alla nuova Tor Tretestre, oltre a quelle con Civitavecchia e DLF di Provino al Genova. Lo scorso aprile Fanali era stato convocato dalla rappresentativa nazionale Under 15 per partecipare al torneo Club Lazio Young. Un amore così grande è il titolo del libro che sarà presentato ufficialmente domani alle 17.30 presso l'Aula Pucci. Si tratta di un'opera confezionata per festeggiare i primi 100 anni della storia del calcio nerazzurro, dall'Unione Sportiva Civitavecchiese al Civitavecchia Calcio, passando per il Civitavecchia 70 prima e ASD Civitavecchia Calcio successivamente. 100 anni di storia racchiusi in 300 pagine di un libro nato dall'idea di Ivano Iacomelli, attuale general manager del club nerazzurro, che ha affidato alla penna del giornalista Massimo Ciccognani la stesura di un libro che non è solo storia del calcio nerazzurro, ma dell'intero calcio cittadino, passando inevitabilmente per i colori rossoverdi della Mancini attraverso le voci di alcuni interpreti divenuti con il tempo pietre miliari del calcio nerazzurro. All'evento interverranno anche il sindaco Ernesto Redesco, la dottoressa Gabriella Sarracco, presidente della Fondazione Caricip, che ha contribuito in maniera indelebile alla realizzazione dell'opera. L'evento è aperto a tutti. Bene, era questa l'ultima notizia di questa edizione del nostro telegiornale. Prima di lasciarvi vi ricordo di seguirci anche sui nostri canali social Facebook, YouTube, Instagram, oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it. Grazie ancora per l'attenzione e buon proseguimento di serata.